Bene, direi che ci siamo. Mi sono svegliato adesso. Si nota? Non ci arrivo mica a fine video. Ma l'ho sincronizzato l'audio. Però a me sta luce fa cacare. Forse così è meglio. Viola o verde? Ma sì, dai, oggi verde speranza. Capelli? Uno schifo come sempre. Ma sì, dai, direi che ci siamo. Ma salve a tutti e bentornati in questo mio nuovo video acquisti. Oggi vi mostrerò i fumetti che ho comprato nel mese di gennaio e c'è anche parecchia roba che ho preso a dicembre, visto che quel mese l'avevamo saltato, ma io non mi scordo di niente. Per cui di robetta ce n'è abbastanza, quindi incominciamo subito, altrimenti non la finiamo più. Per la Star Comics al prezzo di 4,90€ ho acquistato l'ottavo numero di Bugie d'Aprile. Come vi ho detto anche nel mio ultimo video, sto aspettando che la serie si concluda o comunque arrivi più avanti. È già uscito il numero 9 che volevo prendere in fumetteria, ma ahimè non c'era. La serie si concluderà con 11 numeri, quindi ci siamo quasi. Sono davvero molto speranzoso per questo shonen che mi sta davvero piacendo molto. Per la sua componente musicale, che ricercavo da veramente molto tempo in un fumetto, qui è trattato davvero bene, e anche per la storia sentimentale che è molto bella e rende molto facile l'immedesimazione coi personaggi. Per Star Comics al prezzo di 4,30€ ho acquistato l'undicesimo ed il dodicesimo numero di My Hero Academia di Kohei Horikoshi. Shonen sempre bellissimo che io sto adorando, con questi numeri arriviamo sempre di più nel vivo della storia che comunque già dai primissimi capitoli sembrava promettere davvero bene e mi aveva già colpito. Applauso speciale per le cover che sono sempre bellissime, ma in questi due numeri in particolare mi hanno colpito davvero molto. Perché vi parlo delle cover? Perché non so che cos'altro dirvi, quindi andiamo avanti. Sempre per Star Comics, sempre al prezzo di 4,30€, ho acquistato l'undicesimo ed il dodicesimo numero di War Trigger di Daisuke Ashihara. Anche questo ha davvero delle belle copertine. Perché vi parlo delle copertine anche in questo caso? Perché credo non posso riuscire a fargli altri complimenti. Che poi tra l'altro non lo so, oramai seguo questo shonen per affezione perché oramai sta lì in casella e non ho voglia di toglierlo. Cioè, non mi sembra carino, oramai Star Comics continua a stamparlo solamente per me e gli altri tre che lo comprano. Non so, credo di essere arrivato al numero 6, continuo a tenerli qua dal momento che adesso non ho molto tempo di leggere e sicuramente non mi metto a leggere storie della quale mi interessa poco, però dai, spero sempre che possa essere una piacevole sorpresa, perché comunque a parte le facili ironie non è niente di che, ma non è neanche uno shonen da buttare via, sicuramente sugli scaffali, come dico sempre, trovate molto di peggio, quindi spero che un giorno che mi riprenderà la voglia di continuare questo shonen, avendo una bella mole di volumi, io possa riuscire a immedesimarmi di più nella storia, visto che uno dei più grandi problemi, secondo me, dei primi volumi era proprio quella dell'introduzione di un roster di personaggi pressoché enorme che non riuscivano per forza di cose ad essere caratterizzati. Sinceramente non ne ricordo neanche uno e non me ne frega niente della storia di nessuno. Vabbè, magari avrà bisogno di tempo. Tra l'altro in Giappone si era anche fermato per dei problemi di salute dell'autore. Speriamo non sia niente di che, sinceramente non so neanche se sia ripreso. Già è una storiella un po' del cazzo, se me lo droppano pure l'ho preso al culo due volte. Passando agli acquisti seri, ma seri veramente, al prezzo di 15€ per la J-Pop ho acquistato il box di Shonen Shoujo. Capito, no? Shonen Shoujo, ragazza. No. Mi dispiace davvero tanto non potervi parlare meglio di questa storia, visto che ho letto solamente i primi due numeri. Speravo prima di realizzare questo video di riuscire a leggere anche il terzo, ma tra esami vari non ce l'ho fatta. Vabbè, per ora le mie impressioni sono molto positive e quando leggerò anche il terzo vi farò sapere il mio quadro generale sulla storia, che comunque fino adesso mi ha piacevolmente colpito. Non che ne avessi dubbi, Nisi Oisin è abbastanza una garanzia, ma comunque io di suo non avevo mai letto niente, né ho mai visto nulla delle Monogatari Series, quindi non so, l'approccio a un nuovo autore magari poteva non essere così facile, invece ho molto apprezzato il modo in cui scrive, anche il disegno di Akira Katsuki mi è piaciuto davvero molto. Mi sembra un disegnatore molto duttile versatile, che utilizza questo stile che potrebbe essere assimilabile a quello di moltissimi disegnatori di shonen moderni e diciamocelo spesso anche mediocri, e con dei disegni che si somigliano un po' tutti. Invece il suo riesce a essere sempre ben fatto, curato e anche abbastanza particolare. Forse proprio per questa
questa modernità non è tanto riconoscibile, ma comunque mi piace davvero abbastanza come riesce ad impostare la tavola e le vignette. Bravi, 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 avete fatto un fumetto davvero fico. Applauso anche alla Shapeup, casa editrice della quale ultimamente sto parlando un po' troppo bene, che ha realizzato questo box molto carino che praticamente viene regalato dal momento che i volumi costano 5 euro e comunque, nonostante il formato sia sempre quello loro un po' del cazzo, diciamo, abbastanza basso, 5 euro per una storia con una pagina a colori su carta patinata e una sovraccopertina nel 2018 non tutti gli editori te lo fanno. Quindi consigliatissima, anche se non so come andrà a finire, ma sicuramente so che mi piacerà. Perché sì. Andando avanti, per Star Comics al prezzo di 4,30€ ho acquistato il numero 20 ed il numero 21 di The Seven Deadly Sins. Non so davvero che cosa dirvi, sono fermo con la lettura al numero 19, anche per quello non sono usciti Focus On, anche perché non fregava niente a nessuno e quindi mi sembrava un po' inutile, ma anche perché ho smesso effettivamente di leggere questa serie. Anche qui stiamo entrando nell'arco narrativo finale, quindi voglio aspettare che escano un po' più volumi e adesso che ne ho due credo che lo farò immediatamente, visto che sono molto curioso di sapere come andrà avanti, visto che sto sentendo pareri abbastanza negativi riguardo questi ultimi volumi. Tra l'altro, prima guardando la copertina del numero 20 ho fatto caso che questo personaggio non so chi sia, forse è l'ultimo cavaliere. Poco spoilerose queste cover. Comunque non so, nonostante tutto, magari un po' di calo in una serie prima di arrivare all'arco narrativo finale ci può stare, rimane comunque una delle mie serie preferite alla quale oramai sono davvero molto affezionato. E poi, come vi ho già detto, questi due numeri non li ho letti e quindi non so che cosa dirvi, ma comunque vi ricordo che qua sotto c'è la mia pagina Facebook dove ogni tanto condivido i miei pareri sui volumi appena li leggo, per cui magari qualcosa scriverò su questi volumi, oppure non so, magari farò un focus on di questi ultimi due numeri insieme. Comunque qualcosa vi farò sapere, visto che a questa serie ci tengo veramente tanto. Per la Planet Manga al prezzo di 4,50€ ho acquistato l'undicesimo numero di One Punch Man di Guan e Yusuke Murata. Che cosa devo dirvi, è One Punch Man sempre disegnato benissimo, storia sempre divertente e interessante. Saitama o Saitama, chiamatelo come volete, il protagonista riesce a tenere la serie sulle spalle praticamente da solo e dopo 11 numeri io ancora non riesco a vedere tutta quanta questa ripetitività e noia che la gente aveva detto venisse dopo le prime battute, dopo che comunque sia riesce a capire un po' lo schema narrativo. Infatti una delle critiche che veniva più spesso fatta alla serie era proprio quella che dopo un po' annoiava. Boh, non lo so, saranno gusti, io continuo a divertirmi, a comprarlo con piacere e a consigliarvelo, poi fate come volete. Per la Shapeup al prezzo di 6 euro ho acquistato il quarto volume di Innocent Rouge del mio amore Shinichi Sakamoto. Questa storia semplicemente la adoro, non c'è niente da fare, ve lo dico praticamente sempre e dovreste secondo me provarla per riuscire a capire. Per chi non lo sapesse, questo Innocent Rouge è il sequel del primo Innocent pubblicato qua in Italia sempre dalla Shapeup, che ne riprende la storia da dove si era interrotta. Esce molto a rilento perché l'autore lo sta pubblicando ancora in Giappone e credo che siamo più o meno in pari, quindi ci vuole del tempo per portare i volumi, anche perché la realizzazione di questa storia non è poi così veloce e semplice. Infatti, a parte la grandissima narrazione che io sto apprezzando sempre di più andando avanti e con l'approfondimento dei personaggi, la cosa più bella che sicuramente vi farà innamorare di questa storia è il suo disegno, perché ci sono alcune splash page che sono delle illustrazioni che potrebbero valere da sole tutto quanto un fumetto che trovate normalmente in edicola, e alcune pagine che se le metteste in mezzo a una cornice tranquillamente potrebbero essere dei quadri, e lei è tipo uno dei personaggi femminili più fighi che io abbia mai trovato in un fumetto. Sai sì che adesso che è finito Yamahiro sei tu il mio seinen preferito, vedi di non deludermi. Per la Planet Manga al prezzo di 7,50€, mortacci vostri, ho acquistato il quinto numero di Dead Dead Demons The Destruction di Nio Asano. Cosa vi devo dire? Ehi Nio Asano, ho acquistato il numero 5, purtroppo dovevo prendere anche il numero 4 che in fumetteria non c'era e quindi dovrò aspettare per continuare questa storia che mi sta piacendo davvero tanto. Ancora non ho capito di preciso dove l'autore voglia andare a parare, ma conoscendolo probabilmente non andrà a parare da nessuna parte in particolare. Eppure questa storia mi sta piacendo davvero tanto, rimango sempre dell'idea che l'autore dia il meglio di sé sulle storie brevi fatte da due volumi oppure addirittura quelle autoconclusive. Questa appunto non ho idea di quanto possa andare avanti, dal momento che una storia slice of life così può durare all'infinito. Comunque continuerò sempre ad acquistarla con piacere e anche questa a consigliarvela.
Ho tenuto la roba più interessante per la fine, infatti questa è una novità pubblicata dalla J-Pop al prezzo di 5,90€ ed è il primo numero di The Promised Neverland. Spero di averlo detto bene, altrimenti nei commenti sto giro mi linciate davvero. In maniera molto inconsapevole ho acquistato la cover variant esclusiva Pop Store. All'inizio non ci avevo neanche fatto caso, poi me l'hanno fatto notare e non è che sinceramente me ne freghi più di tanto, semplicemente vado da Pop Store e da Pop Store c'era solamente questa variant, o almeno io non ho visto la standard. Comunque sono abbastanza carine tutte e due, ma sinceramente mi piace più questa. Insieme a questa storia, non so se solamente nelle fumetterie Pop Store oppure in generale in tutte quelle aderenti all'iniziativa, davano anche un cartoncino, un posterino raffigurante la cover variant di questo primo volume, e in più mi hanno dato anche questo, che credo sia un taccuino barra sketchbook barra quadernino, che pensate, per quanto io lo ritengo utile, lo metterò bene su uno scaffale per non toccarlo mai più. Che dire di questa storia, sono veramente contentissimo che finalmente sia uscita. Stavo contando i giorni da quando è stata annunciata a Lucca Comics, dopo che io la seguivo da praticamente il suo inizio. Su questo canale avevo anche letto con voi il primo numero, vi lascio il video qua sopra nelle schede. Già da lì vi avevo detto che sembrava molto interessante e che il primo capitolo mi aveva sconvolto. In questo primo volume ne sono contenuti 7, quindi credo che dopo il primo più lungo, circa una 40-50 di pagine se non mi ricordo male, gli altri siano delle normali 20 pagine classiche per le serie di Jump. Sfogliando adesso il volume ho anche fatto caso che ci sono 3-4 paginette a colori su carta patinata, molto buono. Sono contento, al prezzo di 5,90€ non tutti gli editori inseriscono le pagine a colori anche di buona qualità su una bella carta. A questo punto, visto che nel primo ci sono, speriamo che siano presenti anche nei prossimi. Non credo che sarebbe la J-Pop a non inserirle, ma semplicemente spero che siano state fatte in Giappone, per quanto anche la Shueisha sta puntando molto su questa storia, quindi molto probabilmente all'interno della rivista qualche pagina a colori in qualche numero glielo concederà. Credo infatti che la J-Pop con questa serie voglia fare le cose molto per bene. È una storia molto importante, che io ricordi molto probabilmente la più importante da loro pubblicata insieme a Tokyo Ghoul. L'hanno pubblicizzata molto, hanno anche fatto questa bella iniziativa della cover variant e del post. Durante il Lucca Comics c'era moltissima attenzione durante gli annunci dei vari editori per sapere chi si sarebbe accaparrata questa storia, e io, come credo un po' tutti, stavamo solamente aspettando se l'annunciasse la Planet o la Star. Invece mi ricordo che quando l'ha annunciata la J-Pop ha lasciato un po' tutti di stucco, e questa è una cosa che a me personalmente da lettore rende molto felice, perché mi fa capire che questo editore, nonostante sia l'ultimo arrivato sul mercato, oramai avendo 11 anni di storia alle spalle con moltissime cazzate, ma che sono riusciti a lasciarsi le spalle, e adesso mi sta piacendo davvero molto come stanno lavorando. Poi i problemi ce l'ha la J-Pop come ce l'ha la Planet Manga, parecchi, e ce li ha anche la Star Comics, ma comunque, come vi stavo dicendo, fa percepire il fatto che questo editore non voglia rimanere in disparte, ma che voglia veramente incominciare a confrontarsi con la Planet e la Star Comics, che sono praticamente dei colossi. E quindi questo dovrebbe farci ben sperare, magari, che arriveranno sempre nuove serie e che ne arrivino sempre di migliori, visto che la proposta è davvero molto varia, ma la qualità... Quindi che dire, questa serie è consigliatissima. Faccio ancora un applauso alla J-Pop, che veramente negli ultimi mesi mi sta stupendo tantissimo. Ci tengo a precisare che lo sto facendo gratis, che non mi hanno pagato, ma in caso voleste farlo, J-Pop, qua sotto c'è la mia email e io, se volete scrivermi, rispondo. Bene, anche con questo video acquisti abbiamo concluso, è stata davvero una cosa lunghissima. Per cui, se questo video vi è piaciuto, potete farmelo sapere lasciandomi un pollice in su, e potete anche commentare qua sotto dicendomi che cosa ne avete pensato dei miei acquisti e magari scrivendovi quello che avete acquistato voi. Qua sotto in descrizione trovate tutti quanti i link ai miei social dove potete seguirmi, ed anche il link per iscrivervi a questo canale, così che non vi perdiate nessuno dei prossimi video che farò uscire. E vi ricordo anche di spuntare la campanella, così che YouTube, in teoria la leggenda narra, dovrebbe mandarvi le notifiche quando escono i video. Con questo ho detto davvero tutto, e quindi io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!